roba da raccogliere. Vai, vai, raccogli, razza, razza. Adesso non per spoilerare, quello che avevo visto sembrava tanto... un'arma, un oggetto, come cazzo vogliate chiamare un equipaggiamento che c'era nel trailer. Quindi, boh, non vi rovino la sorpresa, voglio io, tanto ormai l'ho già vista. E vediamo cosa succede. Allora, succede che qui potrei attivare, ma aspetta un attimo. Dice che ci sia un manufatto qui. Tanto cosa da perdere. What? Ma se continuo a farglielo fare la buca con la lastra? Devo trovare il modo di andare sopra. Vai, da qua. No, 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 da qua posso arrivarci. Uno. Perfetto. Wow, non ci credo. Avrò un'arma laser. Bella. Facciamo così. No. Questo e questo. Ok, quindi posso fottermi l'arma, giusto? No. Mi piace. Beh, questa è più figa senza ombra di dubbio. Quanto è bella. Usa l'alt per tagliare il contatore sottile. Premi per passare a modalità con la fuoco. Ok, così è la modalità taglio. Devo tagliare il conduttore sottile. Vedo un piccolo canale idraulico dietro la parete nord. Cerca un punto di accesso vicino al pavimento. Credo che tu sia in una stanza oscurata nelle planimetrie. La porta è rinforzata con la linea di espansione. Dovrai cercare un'altra uscita. Perfetto. Oddio, fa molto tipo effetto pellicola, vecchio film, boh, non so come spiegare. Allora, si passava così, perfetto. Così invece l'arma letale. Guardiani sopra di te, c'è un punto di accesso che porta direttamente all'hangar. Allora, due piani sopra. C'è la scala, non vedo perché dover rompere l'ascensore, anche se sarebbe stato divertente. Questo non me lo toglie nessuno. Allora. Dovresti essere vicino. Nell'hangar tengo si ricarica anche questa, molto bene. Come torno indietro nello stesso modo? Sì, esatto. Allora, stavo per volare. Allora, non devo salire, giusto? No. Questo farà male. Io sono caduto. Sono morto. Genio. Allora, devo in pratica tirarlo giù e poi trovare il modo di salirci. Però mi sa che non devo tirarlo completamente giù, perché sennò se cade, come faccio? Boh, qualcosa si inventeranno, scopriamo. Certamente. Comunque veramente questa è molto più figa di quel laserotto per poveretti che c'era prima. Allora, due piani sopra di me. Devo. Aspetta, avevo visto prima la scala. Eccola qua. Quindi saliamo. Allora, due piani sopra di me. Lì c'era la grata, l'avevo vista prima di precipitare. Dovresti essere vicino. Nell'hangar tengono i prototipi di elicottero del progetto Whisper. No. Quindi facciamo così. Allora, uno, due. Ah no, mi serve semplicemente per pulire. Perché sbaglio sempre? Ancora un po', va bene. Come volete voi. Allora andiamo piano, perché io questa adesso la voglio usare anche per uscire.
Allora, come faccio a non farmi sgamare? Col coltello. Allora, segnale rilevato. No, 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 no. Riparati. Lì c'è un morto, ma qua a quanto pare ignorano i morti. Allora, non ho capito cosa tu abbia detto. Devo trovare il modo di passare senza farmi ammazzare. Allora, cosa posso inventarmi adesso? Pensiamo, pensiamo. Innanzitutto controlliamo la zona com'è. Se me la facessi tutta in alto e ripulissi dai nemici. Poi c'è sta musichetta che mette ansia, che di solito preannuncia qualcosa di molto brutto, no? Ho tutti i droni. No, 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 corri, 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 corri. Ho capito che si fa alla cattiva, alla vecchia maniera. No, doppio fucile di precisione, ma potenziamento fuoco automatico. Buona! Ma fa qualcosa quest'arma? Scusami, cos'è che dovrebbe fare quest'arma? Vabbè, iniziamo a smerdare la gente nei modi migliori possibili. Fucile di precisioni. Allora, facciamo piazza pulita. Ma se lo prende nell'occhio, quindi va a puttare il suo sistema di puntamento? Lo posso distruggere così? Boh, proviamo. No, 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 no. Cattivo. Allora, direi che questo non va bene. Proviamo con questo. Io qua ho fatica. Faccio fatica a cambiare arma. Comunque. Così non faranno. Madonna. Allora. Il problema è che sono due, fondamentalmente. E io sto ancora cercando di capire. Aspetta, ho distrutto, sì. Meno male che ho tempo di scappare. Se esplodesse basta sarei stato fottuto molto tempo fa, porca vacca. Starma non capirò, non capirò mai se fa qualcosa effettivamente. Distrutto, buono, bene! Andato a puttare anche lui, armor, armor, armor. Ma perché arrivano da qua che c'è? Scusa, l'ultimo faceva un suono abbastanza strano. Cioè, vabbè, armor, 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 armor. Devo fare piazza pulita. Oh, l'ultimo che può dare l'allarme è andato via. Vabbè. Magra consolazione dopo che anche l'Italia sa che sono qui. L'ho ucciso secondo voi? Boh, andiamo a vedere. Armor, armor, armor. Non me lo aspettavo questo. Ho sbloccato estrazione rapida, quindi metto la mira più velocemente. Sì, effettivamente è vero. Allora, qui non c'è niente, quindi da qui vengo, è vero. Un altro. No, la mappa mi fa vedere dove stanno i nemici. Devo trovarmeli io. Via un altro. Scusatemi, facciamo prima. Nemici? Allora, questo è per ricaricare l'arma. Ricarico subito, dopo che ho ammazzato anche sti qua. Sì, che poi con tutta l'arma... Il potenziamento corazza... Funziona veramente. Mi chiedevo che arma stessi usando, mi ero...
Non mi sono accorto di aver premuto Y. Perfetto, forse è ora di svegliarsi un po'. Ma quanti nemici ci sono? Allora, non ci sono armi da disattivare. Però da quanto ho potuto fare esperienza in sto gioco, i nemici non sono mai infiniti. No, 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 non voglio morire, non voglio morire proprio adesso. Riparo. Allora, vediamo un po' dove poter andare. Là c'è un nemico. E devo dire che la mia mira è fantastica. Oh, cioè mancava uno solo, quindi. Allora, fucile a pompa in una mano e... No, niente, fucile a pompa in una mano e mi tengo come arma secondaria. Con lo swap con Y, l'altro. Il fucile d'assalto, intendo. Allora. Un altro, basta, 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 basta. Appena in tempo sono andato giù. Ma qua non c'era il coso per ricaricare. Non mi piace sto coso, sai? Vediamo un po' dov'è. Ma che cavolo è? Che poi la domanda dovrebbe essere: ma io gli faccio qualcosa? Vediamo se così cambia un pochino. Boh, intanto qua ho munizioni infinite, lui non mi ha ancora preso con un colpo e forse è meglio che non scopra cosa succede, cosa succederebbe se mi dovesse prendere con qualche colpo. Devo dedurre di ammazzarlo. Ma lo sto danneggiando? Boh, penso. Vabbè, continuiamo così. Ricarichiamo la batteria di questa bellissima arma. Perfetto. Adesso spara con quell'arma. Spara per bene con quell'arma. È caricato. Boh, io provo ancora un po' alla peggio, cambio arma. Ah, ma mi sta prendendo. Wow, quanto danno che deve fare se non sono ancora morto tutti i colpi che mi ha tirato. Funziona. Lol. Quindi questa arma fa male anche se non sembra. Perfetto. Nazista morto. Robot morto. Ho distrutto tutto. Elicottero di fuoco. Quanto ci fai che solo per aver detto sta cosa succede qualcosa di molto brutto e spiacevole? Innanzitutto c'è qualcosa da esplorare qui? Non penso. Non è che... Non... Cioè potrei guardare effettivamente, ma è troppo grande. Andiamo e basta. È una scala, po'. Non dovrebbe essere un ascensore questo. E c'è una scala. Cioè, non è che sia molto normale come cosa. No, ok, non può essere un ascensore. Ma il tizio non arrivava da qua. Boh. Devo andare lentamente. Allora. Quest'arma sta diventando l'arma dei sogni. Ups. La chiamerò super saldatore. Allora qua, ma perché cammino abbassato alla stessa stanza di prima? Cosa vuoi che succeda? Bello. Malfunzionante, Nain. Allora, computer, computer. Sta musica ci sta anche un botto. E la vecchietta come fa? No, 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 Klaus! Ehi, stai bene? Ok, mister, niente di rotta. Dannazione, Klaus! Devi fare più attenzione, non puoi morire qui! Capitano, prenda Caroline e la porti al posto di guida dell'ultimo elicottero! Immaginavo. Lore. Dai di coraggio sta qui, eh. Ed è questo qua. Adesso mi lancio giù con le... LOL. Rallentatore no, però. Pesi. È questo, vero? Ah, gli altri li hanno già presi. Sarà questo, ti prego, dimmi che è quello più vicino a me. Ti prego, sì, sì, sarà questo sicuramente. Sì, perfetto. Tutti a bordo!
Tutti io sono a bordo. Come sei sopravvissuta? Ti credevo morta. Non ricordo molto. Ricordo di aver colpito in faccia Hans Grossi. Ricordo mentre mi alzavo in aria. Per un attimo ho pensato di andare in cielo. Poi la caduta e il dolore, il peggior dolore della mia vita. Era come se gli organi interni uscissero dalla schiena. Non potevo muovermi. Sono strisciata via. Mi hanno trovata 3 giorni dopo in un fosso. Lunghi mesi nell'ospedale di Kreisau. Mi hanno inserito dei tubi ovunque. L'infezione. Sono cose che non voglio ricordare. Mi dispiace per le gambe. Non temere. Ho imparato a volare. Bella statua. Questa è la priorità. Cos'è il Dasikad? Come possiamo metterci in contatto con loro? Anya, cosa sappiamo? Molto poco, ma ho alcune idee. Bene. Anya, tu occupati della cosa. Laskovic, tu le procurerai tutto quello che le occorre, va bene? William, mi serve una mano. Vieni qui per un secondo.